sarebbe per la preparazione degli hamburger. Utilizzano ogni scarto della carne che qualcuno non so dove, non so quando. Comunque una volta dentro un panino, ve lo giuro, ci ha trovato un dente di un topo. Per cui stai a sentire me, vieni da noi al Burger King. Al Burger King trovi sempre una seggiola, dei panini da favola. Sicuro che porta sfiga, me l'ha detto anche uno che ha di sopra le reparti, come esempio questa signora qua con le mani concerte, così che tutte le volte che passa davanti al McDonald's si tocca le palle. Per cui stai a sentire me, vieni a mangiare a ragazzola, ordini la pizza, te la portano dopo un'ora. E sotto sotto ti giudica per come sei. Sarebbe bellissimo unirci tutti quanti nell'inno nazionale del Burger King. Lo sapete tutti, lo suoneranno anche durante l'insegnamento di Obama. E fa così. No, del Burger King. Lo fanno anche l'insegnamento di Obama. È un inno nazionale, quindi mano sul cuore. Siete mica stati presi dal McDonald's, siete mica indemoniati dal McDonald's. Allora urge fare un'azione di risanamento, un rito di bonifica. Ci vuole una bella ragazza, come ad esempio la signora qua con le mani conserte. Un dito indice. Già prende questo indice? Guarda che belle tette! Burger King!